Sul Corriere Adriatico del 29 aprile l'avvocato Sandro Giustozzi afferma: Cartechini ha fatto bene a non ripresentarsi perché difficilmente avrebbe vinto, per cui hanno puntato su Pierantoni, che ha esperienza ma che non è un grande comunicatore. Però come può Manuele Pierantoni convincere l'elettorato, dato che ha supinamente accettato per 5 anni tutti gli errori del suo sindaco Cartechini, dato che è stato suo vice sindaco insieme agli assessori e ai consiglieri comunali? Perché Giustozzi non dice che Pierantoni, da sindaco, continuerà a curare il suo studio da commercialista e che quindi non sarà sindaco a tempo pieno, come gli altri due candidati, Giuliana Giampaoli e Sandro Scipioni, che da sindaci saranno in comune a tempo pieno? Non è che l'ex sindaco Paolo Cartechini sarà il prossimo vice sindaco assessore nominato da Pierantoni e che quindi coprirà la mancanza della presenza di Pierantoni in comune? Smentirà pubblicamente questa chiacchiera Paolo Cartechini? Dica pubblicamente: due punti, mi impegno a non mettere più piede in consiglio comunale e in amministrazione. È possibile una astuzia del genere, avvocato Giustozzi? Della candidata Giuliana Giampaoli, Sandro Giustozzi dice che non la conosce nessuno in città, che si è candidata contro il cognato Sandro Scipioni, che si era candidato prima di lei. Che se Giuliana Giampaoli dovesse vincere, romperebbe poi con Nelia Calvigioni, perché è Nelia che, come afferma Giustozzi, vorrebbe tirare le fila del discorso. Ricordo che Nelia Calvigioni, con una lista con dentro iscritti di tutti i partiti, tra cui il suo figlioccio Paolo Cartechini, nel 2007 batté sia l'ex sindaco Sandro Giustozzi che il sindaco Alberto Emiliani. Poi nel 2012, sempre con una lista con iscritti di tutti i partiti, tra cui il suo figlioccio Paolo Cartechini, Nelia Calvigioni vinse per la seconda volta. E nel 2017, con i suoi voti, fu determinante per la vittoria del suo figlioccio Paolo Cartechini, che infine la tradì esautorandola senza farne conoscere i motivi. Per cui egli, secondo il sommo poeta Dante, finirà nell'inferno dantesco immerso per l'eternità nel ghiaccio, insieme a quei cattolici che sostengono il partito di Cartechini e di Pierantoni, il quale partito è contro i principi non negoziabili della Chiesa Cattolica e che quindi vuole distruggere la civiltà cristiana iniziata con il Sacro Romano Impero di Carlo Magno. Secondo Sandro Giustozzi, Sandro Scipioni avrebbe fatto la scelta coraggiosa di gettarsi nella mischia da solo e che la sua candidatura non emerge nel confronto con gli altri due. Mi spiace smentire Sandro Giustozzi, ma se l'elettorato guardasse a ciò che ha combinato per Corridonia Manuele Pierantoni insieme al suo sindaco Cartechini, dovrebbe votare per Sandro Scipioni e non per Manuele Pierantoni. Così sarebbe Sandro Scipioni ad andare al ballottaggio con Giuliana Giampaoli. Giustamente Sandro Giustozzi auspica che il palazzo comunale, diventato spettrale con Cartechini e Pierantoni, possa tornare a vivere con Giuliana Giampaoli per pungolare la città con cultura, associazionismo e collaborazione con la parrocchia, cosa che non ha fatto l'amministrazione Cartechini Pierantoni.